Le ragazze di qualsiasi età si fiondarono vicino a lui. Oh mio Dio! Ciao a tutte le mie piccole ragne in uno stagno. Vale anche per i maschi, eh. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video reaction. Sono qui oggi con Yari, che per chi non lo conosce, Yari Official, l'editor ufficiale dei miei video. E cosa facciamo? Cosa siamo qui a fare oggi? Quest'oggi? Siamo qui per reagire a una fanfiction che hanno fatto su di te. Esatto ragazzi, ma veramente, ma mettete anche lui nella fanfiction già che ci siete. Non lo so, gli fate fare la segreteria oppure capo dell'istituto. Siccome volevo che la mia reazione fosse genuina, ho deciso di leggerla qui con voi. Quindi la leggeremo, poi prenderemo dei pezzi più divertenti e ne parleremo. Ragazzi, ve la consiglio anche a voi se siete delle piccole ragne in uno stagno. Mia ha 21 anni e si è appena trasferita a Tokyo per frequentare l'università Bunka Fashion College. Ho frequentato anch'io Bunka Fashion College. È italiana, ha i capelli tinti rosso scuro e gli occhi azzurro cielo. Madonna, è proprio come qualunque personaggio degli anime. Esatto. È alto 1,68 m e non è né troppo magra né troppo grassa, il giusto. Adesso è seduta sul divano a guardare il soffitto quando pensa. Ma tu c'hai sempre le frasi corte come a scuola. A me capitavano sempre queste cose lunghe. Poi adesso è anche una battuta. E qua pensava, qua è nella sua mente: dato che non aveva niente da fare, potrei fare un tiramisù per i vicini. Perché cosa fai se non hai niente da fare? Il tiramisù per i vicini. Di sicuro non ne avranno mai mangiato uno, no? Perché in Giappone il tiramisù non l'ha mai provato nessuno. Devo scherzi a parte adesso, piccola premessa. Chi ha scritto questa fanfiction è stata gentilissima, eccetera, eccetera. Ovviamente, però, se non vivete in Giappone, come sono delle cose culturali che magari non sapete, il tiramisù in Giappone lo mangiano più che in Italia. Poi hanno delle visioni un po' astratte del tiramisù. Perché, tipo, poi. Tipo, non lo so, c'è questo ristorante che è tipo il McDonald's italiano, che si chiama Saizeria, e ti danno questo tiramisù, ma è un tiramisù, ma è tipo, se impianti una forchetta resta su, però cioè è tipo di ghiaccio. E vabbè, andiamo avanti. Aprì la dispensa e prese tutti gli ingredienti per prepararlo. Allora, hashtag mia ricanza, perché la dispensa è in Giappone. O sei proprio una signora, cioè non è che c'è una stanza proprio per fare storage di solito, a meno che non sei in una casa piuttosto ricca. Nemmeno io ce l'avevo la dispensa. No, di solito usano bene gli spazi, quindi non finisci mai per avere una dispensa. Cioè, è già tanto se hai il forno. Quindi no, poi dipende anche lì. Se siete più in campagna ce l'avete. Però se lei viveva a Tokyo, perché comunque Bunka, ricordiamo che è Shinjuku. Vabbè. Comunque anche io avevo una dispensa, perché ho visto ieri la live, sa che me l'ho svuotata. Ah, esatto, è vero. Mandiamo un pezzettino della live. Posso andare a mangiare un po' di frutta? Vabbè, vai tranquillo. Intrattengo io, ragazzi. Sono qui. Mangio una prugna. Ragazzi, altra prugna. Questa la dedico a Jojo GV. Ando con quella prugna. La mangio. Cosa pensi che sta combinando con questa prugna? Le prugne si mangiano. Questa è una prugna dedicata. Facciamo così: in questa live dedico le prugne. Mangiamo una pesca. Sei in modalità verme solitario. Sì, esatto. Bene ragazzi, se non mi seguite su Instagram fatelo, perché potete perdervi dei momenti meravigliosi. Esatto, impeccabile. Quindi ragazzi, dopo un'ora la finì e lo mise in frigo. Sono alla porta e ad aprirgli fu un ragazzo sulla ventina. Chissà chi potrebbe mai essere. Era molto alto rispetto agli standard giapponesi ed era anche un po' più muscoloso rispetto agli altri ragazzi. Che è proprio un po', sottolineiamo. No, beh, in realtà devo dire che i giapponesi sono alti. Sono alti più o meno quanto me. Anzi, mi sento più alto in Italia. No, questo no. Però devo dire che comunque i ragazzi giovani, quelli di 15-16 anni in Giappone, adesso sono molto alti rispetto alla generazione prima. Comunque, andiamo avanti. Aveva le labbra rosee, la pelle chiara, i capelli scuri come l'ebano. Ah no, i capelli erano coperti da un ciuffo riccio marrone scuro. Mamma mia, che sfigato questo tipo. Ma che cosa ci fai con questi capelli davanti alla faccia che ti coprono? Ah, però a proposito di labbra rosee, a me quando faccio di shooting mi mettono sempre make up sulle labbra per farle meno rosse, perché io ce l'ho di mio molto rosse e rosa e a me non piacciono. Però a voi piacciono, scrivetemelo nei commenti. Beh, okay, allora avete fatto il commento. E lei inizia a parlare giapponese. Ieri puoi leggerlo in giapponese. Konbanwa. Basta, vabbè. Non so nient'altro. Andiamo avanti. Sono la nuova vicina di casa. Vengo dall'Italia. Scusate per l'orario, ma vi ho portato un dolce tipico italiano. Si chiama tiramisù. Spero vi piaccia. Ok. Anch'io sono italiano. Questo lo dici tu. Anch'io sono italiano. E qui ci abito solo io. Ma comunque grazie, era da anni che non mangiamo un tiramisù.
È vero, io non mangio mai dolci, perché mi segue sui miei canali sa che non mangio mai dolci. Disse per poi prendere la teglia e chiudere la porta. Ah. Mi è rimasto a proposito di chiudere la porta, mandiamo un pezzo di live di ieri. Ciao Maria, io esco. Vuoi vedere la porta che questa tira su le views? Ciao Maria, questo non è cringe. Esatto. Mi è rimasto scioccata da quello che lui aveva fatto. Allora rientro in casa. Ma che modi sono? Cioè, non saluti e mi sbatti la porta in faccia? Di nuovo. Questo non è cringe. Esatto. L'indomani mattina lei si alzò alle 7. Si preparò e uscì di casa. Nel mentre lei chiudeva a chiave la porta, sentì quel ragazzo uscire di casa e chiude anche lui la porta a chiave. Comunque pensa di aver messo 3 kg dopo aver mangiato il tiramisù. Io? Sì. Magari, mamma mia, c'è il mio dietologo che mi sta dando un sacco di robe per farvi ingrassare. Mia dice, non l'hai mangiato tutto, vero? Tra l'altro Mia, che nome giapponese. Sì, non avevo fatto cena. Mia fece la facepalm. Questa? Sì. Dopodiché uscì dal portone e si diresse verso la metro. Dopo un po' sentì come se qualcuno la stesse seguendo. Allora si voltò e vide il suo vicino di casa camminarle dietro. Chi era questo vicino di casa? Ancora non si sa, non si sa. Ah, non si sa chi? Non si sa. Mia, ma mi segui? Non hai pensato al fatto che magari frequentiamo la stessa università? Sì, ovviamente. Mi sembra una cosa giusta da dire, perché infatti c'è Bunka Fukusogakuin e ricordiamo che vicino a Bunka non c'è nessun altro edificio. Tipo, non c'è l'ufficio del governo, non c'è, che ne so, qualunque cosa. Cioè, è proprio nel mezzo di Shinjuku. Pensavo che gli italiani fossero meno sciocchi rispetto ai giapponesi, ma a quanto pare non mi ricordavo bene. Questa è una frase che non direi mai, però, vabbè. Io non penso né che le giapponesi siano sciocche, però questa Mia un po' sì. Mia pensa, ma che cavolo sto qui? Senti, cioè, se uno mi dice questa frase, reazione anche normale. Appena arriviamo davanti alla scuola, tutte le ragazze di qualsiasi età si fiondarono vicino a lui. Tutte urlavano e facevano dei versetti probabilmente per attirare la sua attenzione. Oh. Facevano dei versi, io mi immagino questa situazione. Che versi possono fare delle ragazze di tutte le età circondando questo ragazzo dalle labbra rose? Allora non lo so, se possono dare rane in uno stagno. Basta! Ma che problemi hanno le giapponesi? Dice Mia. Giustamente. Due ragazze mi fermano e mi dicono: oh mio Dio, anche tu sei italiana? Oh mio Dio. Sì, sì, mi chiamo Mia. Madonna, l'ha detto a tutti. Abbiamo capito che si chiama Mia, perché direi che questo testo è la parola Mia. Una mi strinse la mano e dice: piacere, io sono Rossella, ma mi puoi chiamare Ross. E lei è Maria. Maria, no, chiamami Yuko. Ma perché? Ah, Yuko, perché Yuko è una delle fanpage. Queste ragazze sono tutte gente delle fanpage. Però mi ha fatto molto ridere che avete incluso delle altre fanpage in questa fanfiction. La rende ancora più carina. Poi così leggendo imparo anche cose su di voi. Mettete anche cose del carattere, che sono cose che mi piacciono. Poi, adesso, sembrava che la insultassi questa cosa, ma in realtà sono super onorato di aver avuto una fanfiction. Poi ovviamente ci si scherza sopra, perché comunque una fanfiction non è un libro per Harvard. Però che ne so, guarda, secondo me se lo concludi, secondo me ad Amazon Prime glielo propongo, che non si sa mai se fanno la serie e ci danno lo stesso budget di 4 serie del Signore degli Anelli, che hanno $1 miliardo. E poi le fa: e tu a che anno sei? Al primo. E stavi con uno di terza? Oh mio Dio! Chi, quello? Non so manco il suo nome, poi è il mio vicino di casa. Aspetta, aspetta, vuoi dire che Sebastiano Serafini è il tuo vicino di casa? Sì, ma perché dite così? Lui è il più popolare e è anche un cantante, compositore, tastierista, attore, modello, casalinga, hostess travel low cost. Qui è molto famoso. Ah, ok. Ok. Proprio Mia, non ne frega niente. Vabbè, andiamo avanti. Mia adesso qua c'è. Cosa farà Mia dopo questa reazione? Oh mio Dio, Mia. Mia non era molto emozionata come le altre ragazze. Ma no, non l'avrei mai detto da questa reazione. Ah, ok, avrei detto che era già lì a seguirmi su Instagram. Ross continua: Yuko, ma quando arrivano Giorgio e Riccardo? Riccardo mi ha scritto un messaggio e mi ha detto che 5 minuti e sono qui. Abitano vicini ma lontani da scuola. Dopo qualche minuto arriva un ragazzo e una ragazza. Ciao a tutte, dice agitando la mano. E tu chi sei? Ciao, sono Mia. Poi lei dice: bene, allora io sono Giorgia Carolina, ma puoi chiamarmi solo Giorgia. E lui è Riccardo. Il ragazzo le stringe la mano. Mi consenta. Allora, parliamo ancora un po' e poi ognuno va nella propria classe per il proprio corso. Allora, ricordiamo che Bunka Fukusogakuin ha degli ascensori pazzesche. Tu praticamente ci metti un quarto d'ora per arrivare in classe, perché sono tipo 20 piani di edificio. Cioè, sono più edifici, però al principale c'è tipo una ventina di piani. E tutti gli studenti devono salire per arrivare alla vostra classe, al 15°, 12°. E tipo, a scaglione di 20 dovete entrare in questi ascensori, è una cosa bruttissima. Però magari nelle prossime fanfiction future potete fare qualche vicenda che succede nell'ascensore, perché veramente sono successe le peggio cose. Finché non suona la campanella. Poi all'ora di pranzo ci rincontriamo in mensa e iniziamo a parlare un po' del più e nemmeno. Potrei già definire
degli amici. Che bella storia, ragazzi! Mi è piaciuta moltissimo. Sì, leggiamo i personaggi, dai. Ah, ci sono anche le foto! Perché questa foto qui è mia? Questa è una foto che ha inviato private alla fanpage. Questa è mia. Mia Viviani. Gnocca di bambù, Yuko Kanoe, anche gnocca. Questo è Riccardo. Poi c'è Giorgia, Rossella. Poi c'è Auri, ma sono personaggi che ancora non sono usciti. Vabbè ragazzi, devo dire che mi sono stato onoratissimo di avere questa cosa. Veramente grazie mille, una fanfiction su di me. Ma io non lo so ragazzi dove stiamo andando a finire. Veramente grazie mille. Mettete Iari anche lui, che vabbè insomma qualche ruolo lo può fare. E niente, non vedo l'ora di scoprire che cos'altro combinerà Mia. Sono curioso perché adesso sono proprio intrippato con la storia, non so cosa potrebbe succedere. Licantropi, fantasmi, vampiri, demoni di altri pianeti, ragne nello stagno. Veramente un sacco di cose potrebbero succedere. Io non so dove andrà a finire. Concludo lasciandovi questa cover di questa ragazza che me l'ha fatta su Instagram, che ha fatto la cover di Another World Falls Down. Mandiamola in onda. E veramente grazie mille per i miliardi di meme. Ho già fatto un video reaction, ma continuano a aumentare, quindi se continuate così vi sa che ne farò un altro, perché mi fate morire dal ridere. Continuate a farne. Mettete, beh, adesso ci sarai anche tu in qualche meme. Sicuramente, sicuro, perché abbiamo fatto un botto di video assieme in questi giorni, soprattutto nella live di ieri. Oh mio Dio, no, la live di ieri devo dire che fortunatamente, siccome abbiamo, cioè durava solo 18 minuti, durata poco, quindi magari nessuno aveva, speriamo. E vabbè, e quindi continuate a seguirci su Instagram e noi ci vediamo alla prossima puntata. E veramente, cioè, a me non importa di avere miliardi di gente che mi segue, ma mi basta anche avere poca gente che mi segue come lo fate voi, e allora mi dà proprio questa forza di voler continuare a tutti e due, perché è un nostro un team questo canale. Quindi davvero grazie, grazie di cuore. E sembra, cosa posso dire, sono solo contento veramente, grazie. Ciao a tutti, bye bye, bye. Ci vediamo al prossimo video, okay. Mi raccomando, iscrivetevi, condividete e attivate sta cavolo di campanella, se no non mi arrivano le notifiche. Sai che anche mia mamma aveva la campanella disattivata e mi fa: sai che non mi arrivano più le notifiche? Ma non fate anche voi delle piccole ragne in uno stagno. Bye. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posta un sacco di cose interessanti. Iris Reborn Again Inside of My Eyes, quindi rinasci dentro i miei occhi. Quali? Quali occhi, ragazzi? Quali?